Ha conosciuto in chat una ragazza sordomuta come lui e dopo averla convinta a trasferirsi a Bologna l'ha costretta a prostituirsi. È la triste vicenda scoperta dai carabinieri che hanno arrestato lo sfruttatore, un operaio bolognese di 21 anni. Ergastolo confermato per Andrea Rossi, il commercialista bolognese condannato per l'omicidio di Vitalina Balani, sua facoltosa cliente uccisa nel luglio 2006. La Cassazione ha respinto tutti i ricorsi presentati dai difensori. Le associazioni cattoliche sono uscite in massa dalla consulta comunale per la famiglia che resta senza rappresentatività. A pesare è stata l'entrata, calata dall'alto, di due realtà vicine al mondo omosessuale. Ricordate questa mattina le 12 giovani vittime della tragedia del 6 dicembre del 90 quando un aereo si schiantò contro l'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. Intanto negli ultimi anni il centro per le vittime ha elargito prestiti per 70.000 euro. Dopo il no secco ad un'istruttoria sul People Mover, la monorotaia che dovrebbe congiungere aeroporto e stazione è diventata oggetto di discussione in consiglio regionale. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, sono particolarmente tristi i risvolti dell'ultima vicenda di prostituzione scoperta a Bologna dai carabinieri. Sia la vittima che lo sfruttatore arrestato dai carabinieri sono infatti sordomuti. Dopo mesi di angherie la giovane ha però deciso di denunciare il ragazzo che l'aveva costretta a prostituirsi sulla strada. Vediamo il racconto di questa storia nel servizio di Federico Balletti. Ha conosciuto in chat una ragazza sordomuta come lui e dopo averla convinta a trasferirsi dal Veneto a Bologna con la promessa di vivere insieme, l'ha costretta a prostituirsi, intascando metà dei guadagni. La vicenda, dai contorni quanto mai tristi, è stata scoperta dai carabinieri che dopo alcuni mesi di indagini hanno arrestato un operaio bolognese di 21 anni, incensurato e affetto dallo stesso handicap della sua vittima di un anno più grande. Sì, loro si erano conosciuti attraverso un social network perché la ragazza in sede di denuncia ha appunto manifestato la sua volontà di ampliare le sue capacità relazionali, visto la situazione. Si è fidata perché il ragazzo già dopo pochi giorni ha cercato, riuscendoci, a convincerla a venire qui a Bologna con la promessa di un posto di lavoro. Quindi poi, arrivata qui, ha trovato una situazione completamente diversa e quindi una realtà diversa. A Bologna, infatti, lui l'ha subito avviata alla prostituzione. Ogni sera la portava nella zona fra via Roma e via Firenze e in tarda notte la riportava a casa. Si faceva consegnare metà dei guadagni, fra i 300 e i 500 euro al giorno, come giusto compenso, sosteneva, per contribuire al pagamento dell'affitto e delle bollette dell'appartamento dove abitavano. L'avrebbe anche picchiata quando lei manifestava la volontà di smettere. A convincerla a fare denuncia lo scorso maggio è stato un amico della ragazza, anche lui sordomuto, che ha anche confermato ai carabinieri di aver assistito ai litigi durante i quali il 21enne cercava di convincerla a continuare l'attività di prostituzione. Lo sfruttatore è stato messo agli arresti domiciliari a casa del fratello. Lei ha deciso di restare a Bologna e di non tornare per il momento nel Vicentino dove abitava a causa dei litigi con i genitori che non volevano che si trasferisse. È stata una vicenda toccante perché effettivamente il ragazzo, benché anche lui sordomuto, ha comunque approfittato di questa situazione di minorazione sensoriale della ragazza e quindi una vicenda da risvolti molto tristi. E torniamo invece a parlare di un delitto che fece molto scalpore a Bologna, ergastolo confermato per Andrea Rossi, il commercialista bolognese condannato all'ergastolo per l'omicidio di Vitalina Balani, uccisa il 14 luglio 2006 in via Battindarno a Bologna. Oggi i ricorsi straordinari presentati dai difensori di Rossi sono stati respinti dalla Corte di Cassazione, che un anno e mezzo fa aveva già confermato la condanna all'ergastolo per omicidio, appropriazione indebita e circonvenzione di incapace. La settantenne Natalina Balani era una facoltosa cliente del commercialista. Secondo l'accusa aveva affidato ad Andrea Rossi quasi 2 milioni di euro perché li investisse, ma lui li aveva utilizzati per sé e non era stato più in grado di restituire il denaro. Per la Cassazione dunque è stato effettivamente lui ad uccidere la donna. Sulla vicenda è stato presentato anche un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.
Ed ora cambiamo argomento. 13 associazioni sulle 18 totali hanno lasciato oggi pomeriggio la consulta comunale delle associazioni familiari, in polemica con la decisione del comune di ammettere unilateralmente anche due realtà vicine agli omosessuali. Tali realtà, dicono, non hanno molto a che vedere con la famiglia, così come la Costituzione la intende. Ma vediamo di saperne di più dal servizio di Massimo Ricci. Le associazioni familiari cattoliche lasciano la consulta comunale per la famiglia, che resta di fatto un contenitore non rappresentativo e quindi inutile. Presento formali dimissioni da questo organo. Bene, prendiamo atto di questo. Davanti al presidente della Commissione Politiche Sociali, Pasquale Caviano, che ha riunito per la prima volta la nuova consulta, sono comparsi rappresentanti di tutte le associazioni. Le 13 associazioni cattoliche, su 18 totali, denunciano di non aver potuto vagliare l'entrata di nuovi soggetti, tra i quali due associazioni omosessuali. Siamo stati bypassati con una interpretazione del segretario generale del Comune, a cui si è rivolta la Presidente del Consiglio Comunale, nel criterio di determinazione quali associazioni dovevano o meno far parte di questa associazione a fronte di nuove richieste. Questo è un compito che il nostro regolamento definisce alle associazioni che attualmente ne fanno parte. Prima dell'uscita delle associazioni familiari, una lunga premessa del presidente della Commissione Pasquale Caviano, che ha biasimato la scelta delle realtà cattoliche senza mai citare l'articolo 29 della Costituzione, quello che riguarda appunto la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Par di capire, per il gioco delle parti e per come questo dibattito malamente è nato e si è sviluppato, che il presidente della Quinta Commissione, l'ho citato decisamente nel mio intervento, abbia voluto dimenticarsi dell'articolo 29 della Costituzione. Ora le associazioni familiari sono pronte a costituire un nuovo soggetto esterno, ovviamente, al comune. Non possiamo permettersi di lasciare alla città che amiamo campo libero e spazio per interpretazioni diverse da quella che la Costituzione definisce come famiglia. Quindi possiamo anche prendere in considerazione di rimanere uniti con una sorta di authority, di monitoraggio, di luogo che andrà a controllare, seguirà giorno dopo giorno i provvedimenti amministrativi di questo comune per vagliarli. Se ci chiederanno la collaborazione, saremo disponibili a darli, ma in maniera libera. Netto infine il giudizio sulle politiche familiari messe in campo dal Comune di Bologna. Per dare un voto alle politiche familiari bisognerebbe che questo Comune l'avesse fatte le politiche familiari. Ricordate questa mattina le 12 giovani vittime dell'incidente del 6 dicembre del 90, quando un aereo si schiantò contro l'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. La commemorazione nell'aula della memoria, lo squarcio è rimasto nella parete a ricordo di quel giorno, della Casa della Solidarietà Dubček a Casalecchio, alla presenza dei familiari delle vittime, istituzioni e di una delegazione di studenti del Salvemini. Per Simona Lembi, all'epoca della tragedia era studentessa del Salvemini, come anche il sindaco di Casalecchio di Reno, Simone Gamberini, è importante ricordare questa strage che rischia di essere dimenticata perché non ha dietro questioni legate ai servizi segreti, quindi non suscita interesse. E intanto negli ultimi 3-4 anni il Centro per le Vittime, che accoglie vittime di reati di ogni tipo, è riuscito a elargire prestiti d'onore per un totale di 70.000 euro a circa 50 famiglie segnalate dai servizi sociali dei 9 comuni del distretto di Casalecchio di Reno. E dopo il no secco ad una istruttoria sul People Mover, la monorotaia che dovrebbe congiungere aeroporto e stazione ferroviaria, è diventata oggetto di discussione anche in consiglio regionale. C'è anche l'ipotesi che la monorotaia possa arrivare addirittura fino alla fiera, ma vediamo il servizio. Solo ieri il segretario generale del Comune, Luca Uguccioni, aveva bocciato l'istruttoria pubblica sul People Mover. Come riporta oggi il Corriere di Bologna, il dirigente comunale ha detto che la monorotaia, nonostante i lavori debbano ancora cominciare, è già un fenomeno naturale. Oggi però la Regione Emilia-Romagna ha aperto la possibilità di allungare il tracciato fino alla fiera. Secondo l'assessore regionale ai trasporti, Alfredo Peri, sarebbe infatti più economico rispetto all'ipotesi della provincia su di una nuova linea ad hoc del servizio ferroviario
metropolitano che congiunga appunto stazione ed Expo. Peri è intervenuto questa mattina durante la seduta dell'Assemblea legislativa. Spiegando che saranno prese in esame e comparate tutte le soluzioni, l'assessore ha poi affermato che il mezzo più costoso è il treno, quello più economico ovviamente l'autobus, in mezzo ci sta il people mover. Questi elementi di base sono abbastanza vincolanti sulla decisione finale, ha dichiarato Peri. Bisogna poi sottolineare che l'estensione del servizio ferroviario metropolitano con una nuova linea alla fiera ed eventualmente anche al CAB sarebbe un'ulteriore tecnologia che si andrebbe ad aggiungere alla rete ferroviaria attuale, al people mover. L'assessore ha sottolineato infine che per il trenino sopraelevato ormai sono stati compiuti atti formali e siamo già alla vigilia dei cantieri. Proprio ciò che il segretario generale del comune intendeva dire con l'ardita metafora: è già un fenomeno naturale. Nel corso della seduta di stamattina, convocata dal governo Monti per sbloccare con urgenza risorse per la realizzazione di opere pubbliche, il CIPE ha poi confermato alla città di Bologna l'assegnazione dei finanziamenti statali, pari a 267 milioni di euro, stanziati nel 2009 per la metrotranvia. Il progetto bolognese è stato inserito nella seconda posizione di priorità nella graduatoria dei 17 principali progetti di trasporto pubblico di massa da finanziare. E tramite la volontà di riconferma espressa dal Ministero dei Trasporti è stata evitata la revoca che era prevista a fine anno per i progetti non ancora messi a gara. E ancora cronaca, proseguono a Bologna le spaccate messe a segno da quella che ormai è stata battezzata la banda dei tombini, che da settimana prende di mira negozi e ristoranti. La scorsa notte sono state colpite due tabaccherie in zona Murri. In entrambi i casi i ladri hanno forzato e sollevato la serranda, poi mandato in frantumi la vetrina con un tombino in ghisa staccato dal marciapiede. Sui due furti, uno in via Toscana e l'altro in via di Pontevecchio e forse opera della stessa banda, sta indagando la polizia. Cambiamo argomento. La Lega Coop di Bologna riconosce la durezza della manovra del governo Monti, tuttavia ne apprezza alcune parti. È stato detto nel corso dell'Assemblea dei Presidenti, in cui è stato anche ribadito il contributo che arriva dal mondo della cooperazione nel superamento dell'attuale crisi economica che sta investendo il nostro paese e naturalmente anche l'Emilia-Romagna. Gabriele Sciarra. Ci aspettavamo una manovra dura e così è stato. Alcune parti, come quella sulle pensioni, sono addirittura feroci, ma bisognava recuperare la credibilità. È stato detto dai vertici di Lega Coop Bologna riuniti in assemblea. Del resto si deve riflettere in un'ottica di responsabilità, è stato poi aggiunto. Non mancano aspetti positivi della manovra Monti, la detassazione degli utili per la ricapitalizzazione delle imprese, ad esempio, è un principio della cooperazione che ora viene premiato ed esteso a tutte le aziende senza che venga considerato un privilegio fiscale, e del contributo della cooperazione al rilancio economico si è dunque parlato. Proponiamo ancora una volta la cooperazione come una risposta, come una soluzione. Guardiamo ad esempio i servizi territoriali, i servizi alla persona. Perché non organizzare nuove cooperative di utenza dove i soci cittadini di alcune comunità possono, mettendosi in cooperativa e autogestendosi in forma imprenditoriale, rispondere ai loro bisogni? Cooperazione assolutamente anche contro la crisi. Noi nasciamo per difendere i bisogni delle persone, siano bisogni di lavoro, di reddito, di consumo, di risparmio, e quindi mai come in questo momento la cooperazione può essere una risposta attuale a questa crisi. Presenti tra gli altri il sindaco di Bologna Virginio Merula e la vicepresidente della regione Simonetta Saliera. La cooperazione è senz'altro uno dei fattori di come rimuovere la crisi, ma per creare nuove imprese, ma soprattutto dare anche quell'innovazione rispetto alle idee dei giovani che possono prendere corpo attraverso una forma cooperativa.
Non si placa la polemica fra il sito internet Groupon e l'Ordine dei Medici di Bologna, che nei giorni scorsi aveva richiamato i suoi iscritti ad abbandonare il sito di offerte online, sostenendo che mettere a prezzi stracciati visite mediche o odontoiatriche violerebbe il codice deontologico della categoria. Il sito non ci sta a passare per un discount della medicina e oggi risponde alle accuse. Il sistema per la vendita di visite a prezzi scontati, sostiene Groupon, non svende la professione ma apre nuovi mercati. I codici deontologici violati sarebbero in contrasto con le liberalizzazioni introdotte dal decreto Bersani in avanti. I responsabili del sito hanno infine annunciato di avere presentato un ricorso all'antitrust contro i limiti imposti dagli ordini professionali alla concorrenza. Noi ora ci fermiamo per un attimo, arriva la pubblicità, rientreremo in studio fra poco con altre notizie. Ancora in diretta dagli studi di ETG, rivediamo insieme gli argomenti del nostro telegiornale. Ha conosciuto in chat una ragazza sordomuta come lui e dopo averla convinta a trasferirsi a Bologna l'ha costretta a prostituirsi. È la triste vicenda scoperta dai carabinieri che hanno arrestato un operaio bolognese di 21 anni. Ergastolo confermato per Andrea Rossi, il commercialista bolognese condannato per l'omicidio di Vitalina Balani, sua facoltosa cliente, uccisa nel luglio 2006. La Cassazione ha respinto tutti i ricorsi presentati dai difensori. Le associazioni cattoliche sono uscite in massa dalla consulta comunale per la famiglia, che resta senza rappresentatività. A pesare è stata l'entrata, calata dall'alto, di due realtà vicine al mondo omosessuale. Ricordate questa mattina le 12 giovani vittime della tragedia del 6 dicembre 90, quando un aereo si schiantò contro l'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. Intanto, negli ultimi anni, il centro per le vittime ha elargito prestiti per 70.000 euro. Dopo il no secco ad un'istruttoria sul People Mover, la monorotaia che dovrebbe congiungere aeroporto e stazione è diventata oggetto di discussione in Consiglio regionale. Ed ora andiamo avanti con il nostro telegiornale, una notizia di viabilità. Domani alle 11 riapre via Mazzini dopo i lavori urgenti per problemi alla condotta fognaria che hanno ostacolato e spesso intasato la circolazione negli ultimi giorni. L'annuncio in una nota del comune: si sono conclusi i lavori di ripristino della condotta fognaria, quindi da domani mattina via Mazzini sarà riaperta la consueta viabilità nel tratto interessato, compreso tra Porta Maggiore e Piazza Trento Trieste. Cambiamo argomento. Lima, storica azienda di Ozzano Emilia, leader nel settore del packaging, ha festeggiato al Museo del Patrimonio Industriale i 50 anni dalla sua fondazione. È andato per noi Giuseppe Pilloni. Un compleanno che Lima, l'azienda di Ozzano Emilia in provincia di Bologna, ha voluto festeggiare assieme ai suoi lavoratori. L'impresa, leader nel settore della progettazione e produzione delle macchine per il packaging, ha celebrato i 50 anni dalla sua fondazione al Museo del Patrimonio Industriale. La vice sindaco di Bologna Silvia Giannini ha sottolineato che Lima è un fiore all'occhiello per la città e un esempio per tutte le aziende in fatto di investimenti su ricerca e sviluppo. Vedere nascere un'impresa con 3 dipendenti e trovarne oggi 3.400 è una soddisfazione enorme, ha confessato il presidente onorario Marco Vacchi. Qual è il segreto per affermarsi così nel mercato e durare tanto? Ma il segreto credo soprattutto sono le persone che lavorano in IMA. Abbiamo un gruppo di persone veramente eccezionali, brave, e il clima anche che si è sempre instaurato tra la proprietà e i dipendenti. Adesso in questi momenti di crisi come fare per cercare di mantenersi, diciamo, competitivi sul mercato? Dunque, tanti grazie al cielo, io sono ormai presidente onorario, ho dato il pallino in mano a mio figlio Alberto, che adesso è lui che si deve confrontare col mercato. In realtà noi sono anni che andiamo abbastanza bene, perché dovendo esportare, esportando il 93%, le aziende che esportano la crisi in questo momento la sentono un po' di meno. Speriamo che continui così, perché in effetti abbiamo un clima, sta andando abbastanza bene, grazie. Ed ora parliamo di spettacolo. Torna il gala lirico d'apertura del Teatro Guardasoni di Bologna. Questa sera l'inaugurazione della nuova stagione con il concerto del soprano Cinzia Forte e di altri artisti. Le interviste di Alessia Salvatori.
Sono con il soprano Cinzia Forte per il gran galà d'apertura del Teatro Guardassoni di Bologna. Si inizia infatti questa sera la sesta edizione, un nuovo appuntamento artistico importante per la città, un soprano che è anche direttore artistico della serata che canterà la Traviata. Sì, questa sera non sarò soltanto io a cantare, ci saranno anche dei giovani che hanno vinto il concorso Città di Bologna, che della nostra associazione, e anche un mezzo soprano che ha vinto il concorso di Pienza, che è gemellato al nostro. E oltre a loro canteremo io, il tenore Cristiano Cremonini e il baritono Mario Cassi. Faranno musiche di Mozart, da Mozart a Puccini, quindi sarà una serata insomma interessante per il pubblico che ama la musica. L'obiettivo in particolare di quest'anno è un obiettivo per noi fondamentale, che è l'acquisto di un pianoforte mezza coda. Grazie al cielo, da un paio d'anni i Lions Club ci ha sostenuto in questo intento e quindi parteciperà con una somma notevole per acquistare questo pianoforte, che è già da oggi pomeriggio sul palco del teatro, e quindi con l'incasso della serata riusciremo, penso, direi sì, perché il teatro è già pieno, a coprire la somma mancante. Ed ora ancora la pubblicità, rientreremo in studio fra poco. E ancora in diretta per parlare di sport. Domani si preannuncia un incandescente CDA della società. Ieri sera al pallone nel 7 il consigliere uscente Marco Scapoli ha invitato il vicepresidente Setti a fare un passo indietro. Sentiamolo. Io credo che il presidente debba essere uno. Credo che il peccato originale che fu fatto da consorte, bene ovviamente, senza polemiche, però non ci può essere un ruolo con una delega sportiva, c'è un presidente che si assume oneri e onori, e per questo peraltro oggi cambiate le condizioni, che ha fatto un passo indietro, è uscito rispetto al CIP dei 2 milioni che aveva. Parliamo di 7, cioè, avendo dato metà quote a Guaraldi, esatto, ha fatto un passo indietro, secondo me lo dovrebbe fare anche da un punto di vista proprio di rimettere il mandato da vicepresidente, in modo da fare il consigliere semplice, perché è giusto che oggi, per dare anche una solidità e una credibilità alla squadra, bisogna fare come fanno tutte: una presidenza, un amministratore delegato e poi sotto lo staff sportivo. Avere sempre questo doppio ruolo, secondo me, alla lunga rischia di creare confusione nel chi fa che cosa. Quindi l'invito che fa lei è quello che Setti faccia, rimanga socio ma non più un vicepresidente così attivo. Il mio non è un invito, anche perché con Maurizio ne abbiamo parlato anche nelle sedi opportune e così via. Anche lui ha capito che non funziona più il discorso di una delega sportiva dalla vicepresidenza, e quindi aveva sempre detto che nel momento in cui mancava questo requisito chiedeva la restituzione di un denaro, di denari per arrivare alla quota di un Pavignani, di un Morandi, e quindi di fare socio il consigliere, socio semplice, ecco. E con lo sport si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.